Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedrete un outfit, un video di outfit. Lo so che lunedì non c'è il vlog questa settimana perché questo weekend non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Allora, sabato sono stata tutto il giorno con l'enne in testa a fare quindi cose per i capelli, per cui tutto il giorno pensare ai capelli. E oggi domenica sto lavorando, cioè sto girando video per voi e non sono neanche riuscita a girarli tutti io, nel senso che non ho avuto tanto tempo, quindi ho dovuto di nuovo assumere Vanessa. Infatti vedrete nel video di domani Vanessa, nel video di domani ci sarà Vanessa che vi farà un piccolo haul. Il cameraman invece è andato tipo a Torino Comics, quindi penso che vi farà un video in cui vi racconterà qualcosa, non lo so. Comunque sono qui appunto per farvi vedere questo outfit. Premetto che è un outfit un po' sui toni, sì, un po' zebrato. È un outfit un po', diciamo, particolare, nel senso che lo sto facendo per farvi vedere gli acquisti che ho fatto ieri da Jennifer, che sono questa maglia con il dettaglio zebrato sulla spalla e la gonna zebrata. Quindi io li ho uniti insieme, ho fatto un outfit con questi due capi per mostrarveli tutte e due in una botta sola, diciamo. E però fosse per me, diciamo, dovessi vestirmi così, cioè mi vestirei sicuramente anche così perché a me piace essere un po' eccessiva anche, però mi piacerebbe di più magari abbinare la gonna ad una maglia nera oppure la maglia ad una gonna nera, ecco, piuttosto che avere lo zebrato sia sopra che sotto, però comunque mi piace molto anche così. E vi volevo anche dire che nell'info box c'è il link, mi sto incartando, nell'info box trovate il link al mio blog con l'articolo di questo outfit in cui vedrete qualche foto. Volevo anche dirvi una cosa in tal senso, che a me piace, sapete che adesso io da un po' di mesi che ho questo blog e mi piacerebbe che, essere una fashion blogger, nel senso che cioè, lo farei solo per hobby, perché però proprio perché mi piace vestirmi, provare gli outfit, eccetera. E quindi lo sto facendo, cioè lo sto già facendo da un po' di tempo, anche se il mio blog comunque tratta anche tanti altri argomenti. Però io mi chiedo, no? Cioè, tipo, ad esempio, le foto di questo outfit me le sono fatte tutte da sola. Cioè, mi sono fatta dei selfie, no? E io mi chiedo, ma le fashion blogger, quelle proprio professionali, ma come fanno a farsi sempre, non dico tutti i giorni, ma quasi, foto professionali degli outfit? Nel senso, io pur essendo, avendo fatto la modella e tutto, conoscendo tanti fotografi, però non è che posso chiamare il fotografo tutti i giorni per farmi le foto degli outfit. Io sono nuova, nuovissima in questo mondo, quindi ancora non me ne capisco una mazza. Ho provato a mettere gli annunci pubblicitari sul blog, ma non ci sto capendo una mazza, cioè è veramente un casino. Comunque ci provo, l'importante è provarci, poi magari pian piano mi evolvo. Però questo per dirvi che però per il momento quasi tutte le mie foto sono selfies. Comunque, partiamo con l'outfit. Sì, allora, prima cosa vi faccio vedere ovviamente questa maglia. Come vedete questa maglia, vi ho già detto che l'ho presa da Jennifer, sì, ho preso sia maglia che gonna da Jennifer. È bianca con questi inserti sulle maniche zebrati. Ecco qui. Allora, io ho aggiunto questa cintura che non viene da Jennifer, non mi ricordo dove l'avevo presa. Allora, vedete com'è senza cintura? Senza cintura sarebbe così, questa maglia. A me non piace molto perché io sono molto fanatica del punto vita, cioè a me proprio piace, per me il punto vita deve proprio vedersi, no? Cioè è una cosa su cui sono abbastanza fissata e quindi per me devono essere, cioè se non è stretta la maglia io ci metto la cintura, però ditemi voi come lo preferite, se con o senza cintura. E poi questa minigonna è molto molto carina, è tutta zebrata e mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta davvero tanto e forse mi sono fatta un po' tirare dal fatto che ho le unghie zebrate in questo periodo della Kiko, gli stick della Kiko. Come sapete durano tantissimo, veramente io li amo da morire. Mentre come calze, ho messo queste calze stupende, che dietro sono fatte così, e sono di Calzedonia. Le ho prese qualche settimana fa da Calzedonia. Qua c'è questo fiocchetto, troppo carino, e poi tutta l'intrecciatura, finta ovviamente,
però insomma veramente bella. Mentre come scarpe ho messo le Jeffrey Campbell, che penso vedrete in molti outfit perché le adoro, le Jeffrey nere. Quindi finché non fa proprio caldo da mettere le scarpe estive, cioè, io le adoro, poi sono comodissime, veramente comodissime. E questo è il look totale. Spero di starci tutta. Comunque se non dovessi starci tutta nell'inquadratura, ci sono le foto sul blog, appunto. Questo è il look. Ora vi faccio vedere gli accessori. Dunque, come orecchini, anche se non si vedono perché nero su nero non si vede tanto, con i capelli sciolti, ho messo questi qua, che sono di Bijou Brigitte, e sono delle farfalle. Poi ho messo dei bracciali neri perché ho notato che su questo tipo di outfit le cose argentate stavano male, insomma, non mi piacevano, così ho scelto degli accessori neri come questi bracciali un po' metal. E niente, poi un anellino. E quindi niente, l'outfit è finito. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi piacciono questi due capi, li trovate zebrati, li trovate da Jennifer, come vi ho detto. E niente, vi mando un bacio, ci vediamo domani, anzi no, domani ci sarà Vanessa, quindi ci vediamo dopodomani. Ciao!